È stata sicuramente una bella esperienza per i ragazzi. E oggi c'è una grande delusione per loro e anche per me, per la sconfitta, però rimane comunque la soddisfazione di aver fatto un torneo di alto livello e di aver fatto, diciamo, una brutta finale. Ecco. Tre gol nei primi 20 minuti, si è forse decisa lì la partita di oggi? Sicuramente si è decisa lì. La Juventus è un'ottima squadra, l'impressione che ho avuto è che sia stata la migliore di quelle che abbiamo incontrato nel torneo, però è anche vero che abbiamo commesso degli errori all'inizio che hanno caratterizzato il risultato, cosa che non era successa nelle altre partite, e non abbiamo poi avuto la forza né fisica né mentale per cercare di raddrizzarla, anche perché comunque, ripeto, la Juve poi man mano che è passato il tempo si è dimostrata sempre più forte. Eppure Mister, nel secondo tempo con il gol del 3-1 sembrava che la partita potesse regalare qualche emozione in più, poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, lì forse si è definitivamente chiusa. Sì, esatto, noi siamo, secondo me, i ragazzi sono entrati nel secondo tempo credendoci, abbiamo fatto il gol del 3-1, solo che dopo poco abbiamo preso l'espulsione e il gol insieme, per cui dopo di fatto lì era praticamente impossibile riuscire a recuperare. Comunque ci hanno provato fino alla fine, però insomma, obiettivamente a quel punto era tutto deciso. Cosa ha detto ai ragazzi al termine della partita negli spogliatoi? No, beh, insomma, ho fatto i complimenti perché comunque credo che una prestazione magari non brillante o in particolare qualche errore che può aver caratterizzato il risultato non credo che poi insomma debba andare a intaccare quanto di buono è stato fatto fino adesso, in particolare in questo torneo. Ecco, l'ultima domanda la leggo proprio alla sua risposta: cosa vi darà in più l'esperienza di questo torneo? Ma credo nei ragazzi la consapevolezza di potersela anche giocare contro le squadre migliori, e speriamo di aver modo in futuro di rincontrare anche la Juventus e come era successo contro Inter e Milan, che poi magari c'erano sconfitto in campionato, siamo riusciti poi rincontrandole a prenderci una certa rivincita. Chissà che magari non riusciamo in futuro ad andare a incontrare la Juventus alle fasi finali e in quell'occasione magari riuscire a batterla.